tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Arcelevate Stezzano sono tre i comuni bergamaschi che chiedono di essere inseriti nelle fermate dei treni per Milano. Per Regione Lombardia però ci sono dei rischi di viaggi più lunghi. Sentiamo il servizio con l'intervista di Michael Duzioni. La stazione c'è, ma mancano i treni. Ci troviamo allo scalo ferroviario di Arcene e come potete vedere dalle immagini, il parcheggio, che conta in tutto 300 stalli, è praticamente vuoto. I pendolari che fanno su e giù dal treno si contano sulle dita di una mano. La stessa cosa avviene alle fermate di Levate e Stezzano. Secondo i sindaci dei tre comuni che si trovano lungo la tratta Bergamo-Treviglio, per rilanciare queste stazioni sottoutilizzate basterebbe introdurre dei convogli diretti a Milano, in quanto ai treni metro che portano alle fermate di Verdello e Treviglio, in molti preferiscono ancora l'automobile o il pullman. All'Over è stato avviato un maxi cantiere di lavori da 2 milioni di euro. Ci sono ruspinazioni contro il disserto idrologico tra il porto di Carnassola e Via Nazionale. Ascoltiamo il servizio di Luca Cuni per Bergamo TV con l'intervista al sindaco Alex Pennacchio. È un cantiere importantissimo che ci permette di affrontare il tema della mitigazione del rischio idrogeologico. Siamo molto riconoscenti a Regione Lombardia che ha erogato un contributo di 1.950.000 euro che ci ha permesso di aprire questo importantissimo lavoro che assieme al cantiere del Trello andrà a mitigare il problema dello scivolamento a lago di questa porzione di territorio. A Clusone sbucano gli elevoli, più comunicamente conosciuti come rose di Natale. Si tratta di un'eccezionale fioritura favorita dalle condizioni meteo di questi giorni, che vede il colore bianco resistere tra le foglie nonostante la stagione invernale. Per godersi la fioritura basta recarsi nel bosco dell'Orocolo Zuccone. Guardiamo il servizio di Elisa Cucchi. L'eleboro, più comunemente rosa di Natale. Per vederla dal vivo, possibilmente senza strapparla dal terreno, basta recarsi nel sottobosco della zona del Roccolo Zuccone, ai quasi 1000 metri del Monte San Lucio a Clusone. Si tratta di un'eccezionale fioritura favorita dalle condizioni meteo di questi giorni, che vede il colore bianco sbucare e resistere tra le foglie nonostante la stagione invernale, con i 5 petali bianchi che caratterizzano questa specie simile alla rosa canina. Inaugurato l'anno accademico nella sede dell'Accademia della Guardia di Finanza con il vice ministro all'economia Maurizio Leo. Si tratta di un corso di 5 anni al termine dei quali gli allievi escono comandanti, o come li definisce il comandante dell'Accademia Paolo Calenta, leader in grado di risolvere problemi di elevata complessità. Ecco il servizio di Simona Befani. Inaugurazione solenne dell'anno accademico alla Guardia di Finanza, alla presenza del vice ministro all'economia Maurizio Leo di casa in Accademia, dove dal 2001 è titolare del corso superiore di polizia tributaria per gli ufficiali del corpo e che ha tenuto la Lectio Magistralis sulla fresca riforma tributaria. Nell'Accademia di Via Statuto ci sono ora riuniti i 5 anni di corso al termine dei quali gli allievi escono comandanti. Leader gli ha definiti il comandante dell'Accademia Paolo Calenda, in grado di affrontare e risolvere problemi di elevata complessità economica nella tutela del bilancio pubblico e di contrasto alla criminalità economica e finanziaria. È stata inaugurata una nuova area camper con 11 piazzole di sosta in località Florida ad Ardesi. Si tratta di un'area illuminata con tutti i servizi e un'area picnic immersa nel verde. Per i primi 3 mesi il parcheggio della nuova area camper a pochi metri dal fiume Serio sarà gratuita e si pagherà solo in caso di utilizzo dell'energia. Ascoltiamo le parole del sindaco di Ardesi. Una zona illuminata con tutti i servizi e un'area picnic alberata immersa nel verde a pochi metri dal fiume Serio. Per i primi 3 mesi il parcheggio sarà gratuito e si pagherà solo in caso di utilizzo dell'energia elettrica. Il tema del turismo itinerante è uno dei temi che ci siamo posti fin dall'inizio, considerandolo necessario
come incremento dei posti letto per le disponibilità e per l'accoglienza derivante da chi vuole frequentare la manifestazione di Ardesio. I posti letto anche in questa forma sono comunque importanti, ed è importante la collocazione di quest'area, che tra l'altro risulta finanziata dal bando Borghi del PNRR, quindi è la prima opera di questo grosso finanziamento ricevuto dallo Stato nel 2022 per il comune di Ardesio, ed è la sua collocazione importante proprio perché è in riva al Serio, collocata vicino ad attività commerciali, a due passi dal centro storico di un importante borgo come Ardesio e collocata all'inizio della pista ciclabile. Il cross di Perola ad Albino ha dato il via al Tritico di corse campestri, aprendo la stagione dell'atleta giovanile in provincia con circa 600 concorrenti nel ricordo di Amadeo Merighi, il pilastro dell'atleta bergamasco. Queste tre gare insieme ai cross fuori provincia saranno destinate per la selezione degli atleti della rappresentativa Orbica. Ecco l'intervista a Dante Acerbis, presidente dell'Atletica Bergamo Star. I primi titoli provinciali sono andati a Luca Palamini del GAV Vertova e Vittoria Denti Pompiani dell'Estrada tra i cadetti, a Davide Ambruschi dell'Atletica Bergamo 59 e Martina Ghisalberti dell'Atletica Valle Brembana tra gli allievi. Tra i più piccoli successi di Lorenzo Ponti e Camilla Losma tra i ragazzi, di Davide Valaguzza e Meriam Aftafi tra gli esordienti. Effettivamente un grande successo che non pensavamo di avere così tante persone. L'anno scorso erano 400, quest'anno quasi raddoppiato. Tanti genitori, tanto pubblico, tanto entusiasmo per questa prima gara provinciale del cross. La soddisfazione più grande di questa giornata? Di avere tante persone che quando vengono chiamate ci danno una mano, perché come sempre abbiamo bisogno di tutti, e poi dei genitori e dei bambini e di questa grande festa. Dalla Quinta di Stizzano è tutto. Buona giornata. Ciao, io sono Gabriele. Ciao, io sono Samantha. E oggi abbiamo fatto i registi. Ciao, sono Alice e oggi ho fatto la ciacchista. Un saluto da Cartolandia.